Apprendo senza alcun stupore che le organizzazioni sindacali hanno aperto la guerra contro l'azione di buon governo che stiamo portando avanti per rompere le lobby che hanno messo in ginocchio la città. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Cateno De Luca, che ha risposto alla levata di scudi fatta nei suoi confronti dai sindacalisti CGIL, CISL e UIL. I tre segretari generali, durante una conferenza stampa ieri mattina, hanno accusato il primo cittadino di evitare il confronto, di non interloquire con i sindacati e di aver fatto perdere 92 posti di lavoro nei suoi primi 92 giorni da sindaco. Inventarsi posti di lavoro nel settore pubblico con soldi dei contribuenti non è un mestiere che mi appartiene, replica piccatamente De Luca. Anzi, non è mio intendimento rubare questo ruolo ai soggetti che hanno stuprato la città causando un aumento della spesa pubblica con logiche clientelari e parassitarie. Il sindaco fa quindi notare che anche un condominio va amministrato tenendo conto delle entrate effettive e non rendendo effettive le uscite e farlocche le entrate, come è avvenuto nelle partecipate, dove l'irrazionale arruolamento del personale che ha rappresentato l'illecità con il beneplacito silente anche le organizzazioni sindacali è divenuta la regola per massacrare la città. Pur riconoscendo massimo rispetto al ruolo delle organizzazioni sindacali, De Luca sottolinea quindi che non intende governare Messina a braccetto di chi si è dimostrato un massacratore della meritocrazia e delle speranze della città. Accusa pesante quella di De Luca, che continua: salteranno tanti posti di lavoro nel settore pubblico perché creati illecitamente, oppure perché mantenerli sarebbe un illecito e non temo le pressioni e le minacce. Faccio notare, signori sindacalisti, che se si vuole difendere la legalità si può cominciare ponendo fine alle assunzioni senza concorso e alle carriere fondate su mansioni superiori, tutte da indagare, a ciascuno il proprio mestiere, conclude De Luca.